Il 19 luglio del 1747, ai 2400 metri del Colle della Sietta, sul crinale che unisce la Valle di Susa alla Valle Chisone, l'esercito Sabaudo vinceva contro le truppe franco-spagnole una fondamentale battaglia della guerra di successione austriaca. 274 anni dopo, quel fatto d'armi è ancora commemorato e ricordato, perché da lì inizia la storia del Piemonte moderno e il 19 luglio, da 53 anni, è il giorno in cui il Piemonte celebra la sua festa. La manifestazione di quest'anno, organizzata come di consuetudine dalla Sucesium Festa dal Piemonte al Codlasietta, a causa dell'emergenza sanitaria, si è svolta ancora senza pubblico e con un cerimoniale ridotto, che nulla ha tolto, all'omaggio a tutti quei soldati, piemontesi, francesi e spagnoli, che hanno combattuto e perso la vita per la loro patria. Una manifestazione e rivocazione a forma ridotta per emergenza Covid anche quest'anno, sperando col Consiglio regionale di dare un'impronta ulteriore e. Aumentare sempre la possibilità che i cittadini piemontesi, italiani, europei conoscano oltre il nostro territorio anche la nostra storia. Perché senza, abbiamo sentito che senza storia non c'è futuro. Siamo addirittura d'arrivo per l'istituzionalizzazione della festa del Piemonte. Le prossime settimane, proprio dal 19 luglio, partirà la consegna del nostro eh, vessillo del Grappò piemontese a tutti i eh, sindaci del territorio piemontese. Anche io sono sì, quasi a 30 anni dalla battaglia a ricordare i nostri soldati, quegli uomini che sono morti e hanno combattuto per il nostro Piemonte. E quindi da piemontese dobbiamo essere orgogliosi di essere di Bugianenco. La registrazione della commemorazione verrà trasmessa in differita sui canali social dell'associazione Festa dal Piemonte al Codlossietta il 18 e il 19 luglio prossimi.